Eccoci qui, Beppe Giulietti, presidente della Federazione Nazionale della Stampa. Giulietti, è appena terminato l'incontro con il Papa Francesco, l'incontro organizzato dalla Rete Nazionale delle Scuole di Pace. Giulietti, lei ha fatto un intervento dal palco molto sentito, molto anche apprezzato. Ce lo può riassumere? Che bisogna curare le parole. Peraltro queste stesse cose le ha dette Papa Francesco meglio di me. Le parole possono servire per uccidere, per colpire le differenze e le diversità, per innalzare i muri dell'odio, il muro del razzismo, oppure per alzare i ponti dell'accoglienza e dell'inclusione. Le giornaliste e i giornalisti devono essere costruttori di pace e partecipare attivamente alla rete dell'educazione alla pace, perché informazione e formazione sono parole simili. E talvolta un cattivo servizio giornalistico distrugge una giornata intera di formazione. Cosa può fare la scuola per migliorare la situazione anche a livello mondiale? Intanto, in primo luogo, chiediamo allo Stato di credere nella scuola e di investire nella scuola e di premiare questi straordinari insegnanti e insegnanti. Può fare quello che fanno, guardate, queste scuole di pace. Queste scuole di pace fanno ogni giorno laboratori per la legalità, laboratori per la pace, laboratori contro l'inquinamento, usano le parole per conoscere e non per ammazzare. Troppo spesso anche noi giornalisti, se c'è un caso di bullismo, lo sbattiamo in prima pagina, ma centinaia di attività quotidiane vengono oscurate. Cominciamo a credere di più nei tanti laboratori di pace in giro per le nostre scuole. Cosa possiamo dire agli insegnanti? A questi insegnanti possiamo dire grazie per quello che state facendo e convincetene tanti altri. Grazie a Beppe Giulietti.